È stato bloccato dalla polizia in un'area di servizio del Casertano l'assassino, reo confesso, di Carmine Fammiano, 41 anni, trovato morto nella sua auto lo scorso 7 agosto a Giugliano, in provincia di Napoli. La squadra mobile di Napoli, gli agenti del commissariato di Giugliano, l'hanno bloccato in un'area di servizio sulla A1. Dal giorno dell'omicidio, compiuto sparando 3 colpi che hanno reciso l'arteria femorale di Fammiano, morto dissanguato, l'uomo, un 36enne che era già stato identificato dagli investigatori della Procura di Napoli Nord, aveva trovato rifugio a Roma. Interrogato dai PM, l'uomo ha confessato di aver ucciso il 41enne al culmine di una banale lite per motivi di viabilità. Il 36enne ha sparato 3 colpi d'arma da fuoco contro le gambe di Fammiano, provocandone la morte per dissanguamento. Importanti riscontri per delineare l'accaduto sono arrivati dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona dove è accaduto l'omicidio.